Importanti novità per quanto riguarda la viabilità tra Teramo ed Ascoli. Sì, in questi giorni abbiamo partecipato a una conferenza di servizi indetta da ANAS per verificare la fattibilità di un progetto che vede Teramo fortemente interessato, cioè una bretella di collegamento, una strada alternativa alla vecchia SS81 passante su Piano della Lenta, un tratto di strada fatto di viadotti e gallerie che consentirà di collegare la rotatoria di Ponte Vezzola alla zona, diciamo, all'incirca di Villa Rupo. In questo modo non solo ci sarà molto più vicino Ascoli Piceno, sarà più facile raggiungere, ma allo stesso tempo il risultato che otterremo è anche un abbassamento della viabilità cittadina interna a Piano della Lenta, che rappresenterà sicuramente un miglioramento qualitativo non solo sotto il profilo ambientale, ma anche sotto il profilo del traffico. Diciamo, i risultati sono molteplici. Il finanziamento ottenuto da ANAS è un finanziamento legato sia al sisma del 2016 ma anche al PNRR, per cui i tempi saranno molto veloci. L'ammontare dell'investimento è di circa 39 milioni di euro. Per la nostra città, per il nostro territorio, è una cosa importante che migliora sostanzialmente la qualità della vita sotto il profilo non solo della viabilità ma anche sotto il profilo della vivibilità ambientale. Soprattutto per i residenti di Piano della Lenta. Soprattutto per i residenti di Piano della Lenta, che vedranno sicuramente abbassare il livello della viabilità e sicuramente si potrà intervenire per migliorare sotto tutti i profili anche quello che è la viabilità attuale. Devo dire che su Piano della Lenta insiste ancora una rotatoria che dovrà essere realizzata in prossimità del campo sportivo, che sarà realizzata spero nei primi mesi dell'anno nuovo. Ci saranno notevoli, diciamo, novità, molteplici novità che porteranno a migliorare la viabilità in quel tratto di strada. Anche per Scalepicchio. Anche per Scalepicchio c'è la possibilità, nell'ambito della conferenza dei servizi, abbiamo messo proprio a verbale la necessità, la possibilità di verificare se tecnicamente era possibile chiudere le anse in diretto collegamento con la vecchia tracciato della SS81 per utilizzarli come parcheggi per i cittadini. È una delle possibilità, sicuramente speriamo che ANAS ci possa dare una risposta favorevole anche a quest'ulteriore richiesta, come pure la realizzazione di marciapiedi a ridosso della viabilità, diciamo, della rotatoria di Ponte Vezzola, perché era un elemento, diciamo, è stato un errore non progettarli prima, e questa mancanza di marciapiedi in qualche modo vanno a rendere più complicato, quasi impossibile, il collegamento pedonale tra le due zone urbanizzate, diciamo della zona in prossimità del Palazzetto dello Sport rispetto a Scalepicchio.